cari ascoltatori, sapete in realtà che cosa sono le arti marziali? Il karate? Avete mai pensato esattamente che tipi di mentalità hanno coloro che praticano arti marziali o se sono veramente così violenti come magari uno può pensare? In realtà magari si possono avere dei concetti che poi sono sbagliati. Per questo io sto per intervistare Walter Faraglia, che sono un po' di anni insomma che è nel campo e è diventato anche maestro, quindi ci può spiegare esattamente cosa sono le arti marziali. Intanto do il benvenuto a Walter, benvenuto ai nostri microfoni. Buonasera a tutti, sono Walter Faraglia, come diceva prima la speaker, sono maestro di karate quinto dan e pratico dal 1972 i movimenti alterni, ma dal 1976 la mia pratica è diventata assidua, quindi ho seguito tutti quanti i percorsi e sono ho il grado di quinto dan e di maestro. Insomma, chi meglio di te ci può spiegare che cosa sono esattamente le arti marziali? Ma diciamo che le arti marziali sono delle arti che si occupano principalmente e specificamente il karate do, la via della mano vuota, della mano nuda, per cui sono un'arte che privilegia il combattimento, l'affrontare i pericoli a mano vuota, quindi senza nessun ausilio di armi o di altre cose. Quindi diciamo il concetto è già di per sé un concetto di autodifesa a mano vuota, nel senso mi trovo in una situazione che non ho assolutamente nessuna cosa da prendere, da un accessorio e mi devo difendere con le mie mani e con i miei piedi. Sai che sei il primo che mi dà questo tipo di spiegazione? Ma diciamo che l'arte marziale del karate do nasce proprio anticamente dal concetto che se un guerriero si trova senza armi, senza spada, senza coltello, senza frecce, senza niente, come fa ad affrontare il nemico? Quindi diciamo per questo la nostra arte, il karate do e le arti marziali in genere della mano vuota, della mano nuda, risalgono a un concetto molto antico delle arti marziali, del Bushido, del codice dei guerrieri. Nel corso degli anni, negli ultimi 200 anni, è stato diciamo codificato e razionalizzato nei vari stili, perché io pratico lo stile Shotokan, non c'è solo il mio stile, ci sono altri stili di tutto rispetto. Ecco, perché dici magari è facile affrontare il nemico con qualcosa a mano, cioè un bastone, insomma, però nel momento in cui non c'è niente, come agisci? E lì, se sei pratico, insomma, hai già fatto arti marziali, sai esattamente come affrontare la situazione. Intanto noi insegniamo una cosa ai nostri allievi, ai nostri praticanti, che lo scontro va comunque evitato, cioè nel più possibile evitare gli scontri, quindi tant'è che il karate nasce come autodifesa. Tutte quante le forme, i kata che noi abbiamo, almeno nel mio stile sono 26, iniziano sempre con una difesa, mai con un attacco. Quindi noi è l'ultimo stadio quello di andare a combattere. Però quando si combatte in maniera definitiva, e questo è il concetto. Certo, già che ci stai, insomma. Invece la disciplina, aspetta adesso, lo devo dire, Kyushu, no, non lo so come si dice. Kyushu Ryu, noi abbiamo scelto questo nome perché diciamo tradotto vuol dire la via della formazione dello spirito. Cioè a noi interessa, oltre al concetto diciamo fisico, puramente fisico, anche una crescita spirituale dell'allievo, del partecipante ai nostri corsi. Ma questo è già insito in tutte le arti marziali. Noi ci siamo sottolineato questo aspetto perché ci interessa anche formare il carattere dei nostri allievi, dei nostri praticanti. Allora, intanto lo ridico, ci provo. Vediamo se sono Kyushu Ryu. Perfetto, bravissimo. Livello avanzato. Allora, vogliamo dire anche ai nostri ascoltatori, visto che magari la disciplina più conosciuta delle arti marziali è il karate, effettivamente cosa si fa quando si inizia a praticare il karate? Allora, intanto voglio dire che il karate è una disciplina a cui si possono avvicinare tutti, dai piccoli fino agli ottantenni. Io ho un allievo che ha 86 anni, quindi diciamo che meraviglia. È il più piccolo ha 4 anni, quindi diciamo è un'attività aperta a tutti quanti, perché all'interno di essa si fa ginnastica, potenziamento, si fa l'attività diciamo inerente al karate, e si fa corsa, si fa aerobica, si fa tutto quanto all'interno di un corso di karate. Allora, quanta passione metti dopo tanti anni insomma ancora in questo lavoro, ogni volta che magari entri in una sala e inizi ad insegnare? Diciamo che io ho fatto diverse attività sportive e mi sono soffermato sul karate perché ho trovato nel karate un completamento un po' di quello che è lo spirito
lo spirito sportivo, perché il karate non ti obbliga alla competitività, non ti obbliga neanche, non ti obbliga a nulla, sei tu che scegli all'interno del karate che cosa fare. Hai la possibilità di praticare solamente, la possibilità di crescere, quindi iniziare dei corsi di specializzazione, di formazione, quindi andare avanti fino a diventare insegnante e poi maestro, oppure semplicemente di praticare. Di divertirti, insomma, sì. Si può fare, vedi, non per forza uno deve iniziare un qualcosa perché vuole arrivare chissà dove, però se nel momento in cui iniziasse poi volesse anche salire di grado, come si può definire, così? Sì, possiamo sì, definirlo sì. Così? E c'è anche l'opportunità, sia che siete giovanissimi o che ancora non, cioè, ormai è passata l'età dell'adolescenza, diciamo così. Allora, caro Walter, diciamo esattamente dove vi possono trovare i nostri ascoltatori, anche una pagina Facebook a cui possono mettere un bel like, che adesso faremo lo spelling ovviamente per la pagina Facebook, che magari chi non conoscesse esattamente questo tipo di... che poi effettivamente che cos'è il chi... Shinryu. Shinryu è sempre è la via della formazione dello spirito. Ok, quindi cioè. Sì, cioè proprio un è proprio una ok, ma pensavo fosse proprio... un non so, una sorta di citazione, una cosa. È un principio ok. Principio del ecco, quello non mi veniva la parola. Allora, voi siete a Sporting Factory, zona Tormarancia, sì. L'indirizzo? È via del Caravaggio 113L. Ok, la pagina Facebook vai, dilla tu. Shinryu Roma. Ok, è facile, voi che lo sapete, KYU, sembra una valletta del, non so, americana, SHINRYU Roma. Tanto voi che praticate arti marziali adesso lo so che mi starete prendendo in giro, però lo dico per chi non lo sapesse e volesse andare a vedere Walter Faraglia che cosa fa effettivamente. Io intanto lo ringrazio per essere stato ai nostri microfoni, quindi grazie. Grazie per avermi mille, insegnato cose nuove. Cari ascoltatori, Walter Faraglia.